Nel centro multimediale Carol a Bari si è svolta la premiazione del concorso di disegno per le scuole dal titolo La famiglia accogliente, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie San Paolo Stanic, Villaggio del Lavoratore, dell'Assessorato al Welfare, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e dalla Cooperativa Sociale Itaca. Il centro, che da quasi due decenni rappresenta un punto di riferimento territoriale per bambini, ragazzi, giovani e famiglie, ha ideato il concorso con l'obiettivo di promuovere e facilitare nei bambini e nelle bambine una personale riflessione sui temi dell'accoglienza, della solidarietà e dell'amicizia, valori fondamentali per la crescita di una comunità solidale. Hanno partecipato al concorso gli alunni che frequentano le classi quarte delle scuole primarie degli istituti comprensivi Grimaldi Lombardi e Don Milani Ungaretti, 183 gli elaborati grafico-pittorici realizzati. Tra i disegni la giuria tecnica ne ha selezionati tre: il primo premio vincitore del concorso, il premio originalità e quello tecnica di esecuzione. Attraverso i linguaggi artistici, attraverso il disegno, dare possibilità ai bambini e alle bambine di poter esprimere i propri sentimenti, il proprio vissuto interiore, rimetterli al centro, chiedendo loro la loro idea di legame sociale e di famiglia in un'ottica di promozione di comunità educanti e solidali, perché la famiglia è quella di origine, ma anche la famiglia quella che si costruisce quotidianamente con le scuole, con gli educatori di riferimento, con gli amici. Perciò in questo senso la nostra idea è mettere al centro bambini, mettere al centro i genitori, sostenere il benessere e la loro crescita serena.